Continuiamo ad esaminare quali sono i criteri più efficaci per organizzare la gestione della conoscenza in azienda. Bisogna chiaramente tener conto di quello che cercano le persone che si approcciano all'online learning, e i criteri non possono essere definiti, diciamo, da degli esperti, vanno definiti secondo delle analisi che tengono conto del cosiddetto OLB, Online Learning Behavior. La pillola video di oggi è per soffermarci su quattro aspetti. Velocemente, cioè quattro criteri che sono da tenere in considerazione quando si organizza un sapere, una conoscenza aziendale tramite strumenti informatici. Innanzitutto, il primo dei desiderata dei discenti è sì, assolutamente la facilità d'uso. Quindi assolutamente non bisogna utilizzare contenuti da leggere, ma forme multimediali di apprendimento. Il secondo punto è la personalizzazione, quindi è vero, esistono i cosiddetti corsi off the shelf che sono forniti, per esempio un corso di inglese generico. È ovvio che nell'ambito di un corso di inglese specializzato per il lavoro questo non può essere che il primo modulo, non è che sul lavoro faccio un insegnamento della grammatica. Faccio un esempio: nel personale da crociera si fa un modulo iniziale e dopodiché, visto che si parla di marinaio, personale di bordo che viene da tantissimi paesi, si personalizza con i termini relativi al proprio lavoro. Il terzo criterio è dare la possibilità di farlo durante il lavoro, quindi devo ridurre al minimo quegli spazi lunghi, cioè le lezioni di più ore che vanno a impattare magari su quello che devo fare durante la giornata. Devo avere uno strumento cosiddetto on the job, quindi delle fruizioni di pochi minuti che volta per volta mi facciano comprendere meglio un concetto di cui ho bisogno in quel momento. E legato a questo è anche la capacità di farlo continuamente. Se è organizzato in maniera puntuale, con micro unità possibile da consultare durante il giorno, ecco che è una formazione continua, reale, il più possibile da non lasciare generica. Questi comunque sono dati oggettivi che vengono misurati, per cui nella prossima videopillola vedremo proprio i risultati di un'analisi del comportamento nell'apprendimento online, online learning behavior. Buona giornata!